cerchiamo per almeno 50 secondi di video di migliorare l'inquadratura per fare tanti auguri alla nostra amica, alla mia amica prima di tutto, Roberta, che ieri, per voi sarà ieri 2 maggio, ha compiuto gli anni. Tanti tanti auguri, Robin. E vi lascio al video. Voi dovete capire che io non vi prendo in giro ogni santa volta che faccio un video. Le campane. Sigla. Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Ho diverse parentesi da aprire. La prima è non comprate mai la EasyGel per pelli secchi perché fa effetto tela di ragno. Sto cercando di farvela vedere, ma non ho la concezione della destra e della sinistra. Ecco qui, sulla barba, vedete? Non vedo l'ora di finirla per tornare alla mia Nature Unique che ho trovato alla Coop. Seconda premessa, a me questo titolo non piace, con tutto il rispetto per Elena Stardust e Giovanni che sono gli ideatori. Prendo assolutamente le distanze dal titolo, scusatemi, ma io sono schietto e sincero, va così. Ho deciso di fare questo video perché avevo in mente qualcosa di analogo ed è caduto a fagiolo il fatto che il mio amico Daniel Piros mi abbia taggato ormai un po' di tempo fa. Non so se vedrete prima il video dei regali o prima questo, ma non credo perché l'ultimo regalo ancora non mi è arrivato e oggi per me è sabato 1 maggio, quindi credo che lo vedete dopo. Vedrete. Quindi ve lo sto girando. Molto probabilmente ve lo metto lunedì. 3. Il 3 non si vede se non lo fai in webcam. Questo titolo non mi piace perché non c'è da essere pro o contro un qualcosa. L'avrei chiamato tipo gay o lesbiche, cosa ne pensi? Perché vi assicuro che anche noi gay e lesbiche abbiamo delle criticità verso la nostra stessa comunità, non è che ci riteniamo perfetti e impeccabili. No, almeno per me è così. Detto questo, i creatori li ho già detti, mi ha taggato Piros. Andiamo con le domande, probabilmente ci inserirò anche uno sfogo finale se non dura troppo. Domanda numero 1, secondo te ci si nasce o ci si diventa? Allora, a parte il fatto che ci si nasce per mia esperienza personale. Ma prima di sentire la mia, che io vi racconterò senza alcun problema, io vi dico, quale persona dotata di cervello sufficiente da capire come funziona il mondo sceglierebbe di essere gay o lesbica o bisessuale? In un mondo dove comunque tutti, a volte anche i genitori stessi, si aspettano che perché tu sei un ragazzo devi portare a casa una ragazza. Perché sei una ragazza devi portare a casa un ragazzo. Ancora, perché sei una ragazza devi figliare. E potrei continuare all'infinito, ma mi fermo. Se ci si diventasse, io dico, senza alcuna falsa ipocrisia, che avrei scelto di rimanere eterosessuale. Perché sono convinto che ci si nasca? Perché le mie prime cotte, ovviamente non serie, per quello che può valere una cotta da bambini, non solo risalgono a un'età veramente tenera, tenera, piccola, piccola, dove se osavo pronunciare la O di orecchino mi avrebbero sputato fuoco in faccia, ma soprattutto è stata sempre, sempre, sempre per i papà. Guardare i papà
Per me era un tormento, li trovavo bellissimi, non tutti ovviamente, dovevano essere di un certo tipo che poi si è rivelato da adulto essere il mio tipo fisico. Però quando vedevo un papà che secondo me era bello e peggio ancora se dava dei baci ai figli, io morivo d'invidia. Inizialmente ho pensato che fosse per via della anaffettività della mia famiglia che comunque c'è. Ma la verità è che io lo volevo perché erano belli. Perché volevo essere il fortunato di quelle attenzioni, perché erano belli. Se ne vedevo uno brutto, secondo il mio personale gusto, non mi faceva lo stesso effetto. Quindi non penso proprio che si tratti, di una cosa riconducibili a una banale carenza affettiva. Ovviamente non pensavo ad averci rapporti intimi perché ero troppo piccolo, non sapevo manco cosa fossero i rapporti intimi, per un errore dei genitori che non ne parlano. Però ad oggi vi dico che sì, ragazzi, io sono nato gay e tutti quelli che sono gay possono al massimo scoprirlo dopo, anche molto dopo. C'è gente che si sposa e fa figli, però gay si nasce. Assolutamente, sì. È vero che sono più sensibili. Allora, questa può essere tutt'al più una coincidenza, ragazzi. Però una coincidenza è un discorso. Dire che soltanto in quanto omosessuali si è più sensibili, parte che è una cagata. Uno. E poi è un po' ai livelli dello stesso, è un po' agli stessi livelli di pregiudizio di quando si dice voi disabili siete migliori di noi perché andate avanti nonostante tutto, voi neri avete la musica nel sangue perché d'altronde siete neri. Vogliamo continuare? La stessa cosa con i gay sensibili. Sì. Trovate un fidanzato che è anche sensibile, fortuna vostra, altrimenti tocca cambiare fidanzato. E gli amici non fanno eccezione, anche in questo. Vi consiglio di guardare il video fino alla fine se vi interessa il mio sfogo. Domanda 3. È un fattore genetico, è naturale o è una malattia? Allora, nel caso non credesse a me e pensaste che io sia di parte, vi dico che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non il primo stupido che passa, ha eliminato l'omosessualità dalle malattie mentali l'anno in cui io nacqui, ossia nel 1990. Se non vado errato, proprio il 17 maggio. Motivo per cui è stata scelta come giornata mondiale contro l'omofobia. Nel caso avessi sbagliato, scriverò qualcosa, andrò a verificare personalmente. Niente nuove, buone nuove, come si suol dire in questo caso. Fattore genetico. Capita in effetti che in delle famiglie, anche saltando generazioni, non è detto che una generazione tiri l'altra, però capita che in delle famiglie si ripeta, tra virgolette, se così si può dire, l'omosessualità in parenti. Io conosco, per esempio, una donna lesbica con uno zio gay, per dire. Quindi se per fattore genetico si intende questo, può darsi. Può darsi, ci sta. Conosci persone omosessuali? Beh, sì. Beh, sì. Chi non conosce persone omosessuali probabilmente non sta attento oppure vive in un paesino di 10 abitanti. Ragazzi, le persone omosessuali sono ovunque. Contiamo dichiarate e non dichiarate, sono omosessuali pure loro. Se un ragazzo omosessuale si innamorasse di un etero, come si dovrebbe comportare quest'ultimo? L'etero? Qu sì, quest'ultimo, quindi deduco l'etero. Allora, il mio sogno, che è un sogno ancora, è che l'etero si comportasse esattamente come se dovesse rifiutare una ragazza brutta.
Non con più tatto, non con meno tatto. Cioè, noi non dovremmo avere paura di dichiararci a nessuno. Basta semplicemente dire: guarda, io apprezzo tanto, vuol dire che ti piaccio, però. Pensi che se una coppia omosessuale adottasse un figlio sarebbe un'azione positiva? Allora, io non voglio adottare, ma non c'entra niente col fatto che sono gay. Non c'entra assolutamente niente. Forse l'unica, anzi, forse l'unica nota negativa che io avrei, se io fossi eterosessuale, che dovrei comunicare a una ragazza o donna che io non voglio bambini. E quindi devo avere magari la fortuna di trovare una ragazza o donna che non vuole bambini. Questa sarebbe l'unica difficoltà, secondo me, dell'eterosessualità. Per il resto io non voglio adottare, ma difendo l'adozione per i gay, l'adozione per le lesbiche, l'adozione per gli etero. L'adozione per i single, l'adozione di qualsiasi persona sana di mente vi possa venire in mente. Meglio un figlio anche ad una persona sola, a prescindere dall'orientamento sessuale, che un figlio cresciuto da una persona che si fa di sostanzine particolari, come dice l'occhio creepy di YouTube. Specifico, con questo non vuol dire che una persona gay o lesbica non si può fare di sostanzine. Sto parlando per grandi gruppi, ovviamente. Dovevamo rispondere all'ultima domanda. Nel frattempo sono quasi le 3 e sempre più buio. Penso proprio che avvierò un po' di color correction, come si dice adesso in gergo. L'ultima domanda è, fatemela rileggere un attimo. Perché vengono accettate maggiormente le lesbiche rispetto ai gay? Parliamone. Sì, in parte è vero, ho sentito alcuni omofobi dire finché sono le lesbiche ancora, ma i gay mi fanno schifo. In parte è vero, però molto spesso si tratta di un'accettazione puramente erotica. Per erotica si intende sia a livello di filmini particolari, sia a livello di pensare di poter integrare due lesbiche con la propria mascolinità, che è una cosa assurda, perché se sono lesbiche vuol dire che non sono interessate all'uomo, giusto? Mi sembra una spiegazione molto semplice. Quindi bisogna vedere fino a che punto c'è questa accettazione maggiore. E se non fosse perché magari appunto si pensa che sia un finto orientamento sessuale, ma non è vero, le lesbiche esistono. Non sono un'invenzione, non sono una leggenda, niente di tutto questo. Per chi fosse rimasto fino alla fine, e spero che riusciate a vedermi con la correzione del colore che applicherò. Io onestamente, a volte, non mi sento parte di questa comunità. Perché? Perché mi sembra che siamo molto divisi. Allora c'è il gruppo di quelli che dicono di cercare la relazione, dicono che nessuno vuole la relazione, dicono che si vogliono avere rapporti intimi e basta. Poi dal momento in cui tu ti proponi come potenziale persona con cui uscire, scopri che ah sì, stavo dicendo che nel momento in cui tu ti proponi come persona con cui uscire, e allora lì non va più bene, perché si vuole un ragazzo che abita vicino, si vuole un ragazzo che corrisponde a canoni estetici ben rigidi e precisi.
Si vuole un ragazzo con il lavoro per paura di mantenerlo, ma se non ve ne siete accorti, è più o meno dal 2011 che siamo in crisi economica. Se è così, io ve lo dico, se non ve ne siete accorti, lo sto dicendo io adesso. Io non mi sento rappresentato da questa... non mi sento integrato da questa comunità, dove comunque... vedo gruppi tutti di belloni, vedo gruppi tutti di persone che si potevano spostare e adesso piano piano stiamo ritornando agli spostamenti e quindi probabilmente questa cosa delle persone che si spostano ritornerà in auge con qualche precauzione, per far piacere una persona. Non è che gli dovete dire sei bello, io non faccio questo video per sentirmi dire che sono bello, ok? La mia immagine piace già a me. Non verrò qui a dirvi che sono un cesso, non mi guarda nessuno. Guardare ti guardano, i like li sanno mettere. Però se uno invece del like vuole qualcosa di reale, di concreto, di tutti i tipi, dal rapporto intimo fino alla frequentazione, fino anche alla frequentazione animale, lì casca l'asino. È facile aggiungere 2000 persone su Facebook. Se io apro il profilo di un mio amico gay, ha tipo un minimo di 500 contatti, di cui i tre quarti non li ho visti di persona, di cui i tre quarti la metà non ci ha nemmeno parlato. Ma forse dimenticate che dietro i profili ci sono persone. Io non mi sento parte di questa fantomatica comunità, non proponetemi associazionismi, perché creare il ghetto nel ghetto non è mai la soluzione migliore. Io non mi sento parte, vi chiedo se vivete questa cosa come me di condividere il video, di iscrivervi al canale, di mettere il like per aumentare l'indicizzazione di YouTube. E non taggo nessuno perché non so chi taggare. Se vedete questo tag, vi piace, lo volete fare, fatelo. Ricordatevi di menzionare i creatori. E noi ci vediamo la prossima volta, che non so ancora quando sarà. Non so se riesco a mantenere la la programmazione del lunedì. Grazie.